Salve a tutti ragazzi, bentornati. Siamo rimasti dove eravamo oggi. Abbiamo finito la missione in cui fuggivamo da questa taverna dopo aver partecipato alla rissa con gli altri avventori e adesso andiamo a cercare probabilmente il nostro amico mercante che l'avevamo abbandonato appunto alla taverna. Se Edward smette di fare le bizze. Bene, allora andiamo sicuramente come ci indica il punto esclamativo sarà al porto e andiamo alla sua nave, eccola lì la sua nave, andiamo a cercarlo. Allora, eccolo. Se ne sta in un angolo a piangere. Il mio zucchero. Iniziamo. Mi dispiace per quell'uscita. Qualche incomprensione. Una dopo l'altra. Le ha prese anche il nostro Oh, amico. Cristo. Mi spiace, è tutta colpa mia. Cerco solo di non farmi notare dagli spagnoli. Ah, non importa. Purtroppo, però, quei soldati hanno preso il mio zucchero e i vostri dispacci. Merda. Dove sono andati? Non ne ho proprio idea, Temo. Forse quei tizi lo sanno, ma il mio spagnolo è muy maldad, quindi non oso chiedere. Al diavolo. Va bene, seguiamoli e recuperiamo le mie mappe. Lo zucchero? Dove? Nelle mie braghe. Vedremo che succede. Ok, pediniamo le due guardie. In questa maniera, attivando l'occhio dell'aquila, potremo evidenziarli e quindi le potremo vedere anche attraverso i muri. Ora facciamo continuo, infatti vedrete che questi due bersagli evidenziati saranno gialli. No, se state zitto non vi vedono. Ok, seguiamo le guardie. Bonnet! Intanto il nostro amico mercante Sai che ha ci sto deciso di pensando da... lanciarsi all'avventura. Zitto! Temo ci stiano addosso! Indietro! Aia! Ma... Maledetto! Ecco. Ehi, Non facciamo forse cavolate, accidenti al dobbiamo mercante. dividerci per confonderli. La vostra idea È migliore di la oggi. vostra idea di migliore di oggi, infatti. Ok, seguiamo le guardie. E dentro al piano, perfetto. Adesso andiamo qui dove ci sono queste persone. Così. Ok. Buenos días, señor. Siete in ritardo. Sì, signore. Sì, ci dispiace molto. Stanno L'impegno deve dialogando. cambiare. Mi dispiace molto. Bene. Entrano in Sì, questa che è una questo zona è vietata, quindi noi l'obiettivo. qui Largatevi. non possiamo seguirli. Intendete il capitano Però, Mendoza? ok, Sì, qui dobbiamo signore. pedinare gli Non vedo altri l'ora che di incontrarvi, ma sono credo usciti di di là. essere a Andiamo a Aulica. pescarli. Che ora? Ok, vedete, abbiamo un timer L'ora è perché quella giusta. maledette piante di Sì, arancio. signore. Ciao, Edward. Al suono di campana andiamo, se volete. E eccoli che escono di là, fermi, non facciamo cavolate. Andiamo qua. Ok, non vi sta seguendo nessuno. Ehi, Edward. Volentieri, ci sei il capitano Mendoza ad aprire la Ok, bocca. Che pedina. uomo deve Innanzitutto tenere evidenziamo una anche bocca l'altro aperta? tizio. Certo, signore. Il Capitano capitano Mendoza vi pagherà, Mendoza vi abbiamo un pagherà gran genere presto. per non Abbiamo solo. merci da vendere, zucchero e non solo. Ah, zucchero, infatti lo zucchero probabilmente è lo zucchero del nostro mercante. Ok, loro se ne vanno di là, seguiamoli. 20 Un poco improvvisato. secondi. Che dispota nel strano. Ok. La campana, signor. L'impiccagione sta Campana per l'impiccagione, iniziare. andiamo Bene, non all'impiccagione. perdiamo tempo. Sì, signore, andiamo. Hola, Daniela. Questo Vuoi effetto dire che gli abbia una sottolineata, signora? di questo quando li evidenziamo non si riesce più a capire effettivamente bene la distanza perché appaiono sempre davanti agli altri omini quando effettivamente sono dietro. Ok. Vado a Pediniamoli. disturbarmi per questo. Quindi è tutto per quei cansanumenti. Bene, 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 bene. Siamo quasi arrivati. Manca poco. Via che si arramera sin Torna questa, lontano. te lo assicuro. Di qua, di qua. Di qua, di qua. Ok. Seguiamoli.
Ok. 15 km per arrivare all'impiccagione e... No, no, Edward. Ok. E... Bene, dobbiamo ascoltare la conversazione. Assolviamo loro. Bene. Così almeno possiamo stare tranquilli che non ci serviranno. Sarà veloce, signore. Il capitano Mendoza deve solo impiccare l'uomo e poi potrà saldare il debito. Questo effetto evidenziato mi dà noi, ok. Non voglio dobbiamo. Real, sia chiaro. Voglio merci, tabacco, cose rum, da vendere. Zucchero. Tabacco, rum, zucchero. Sì, sì, abbiamo ottimo zucchero. Casse rubate a un inglese la scorsa notte. Ah, ecco dove è andato a finire lo zucchero del nostro amico mercante. Quindi dovremo... Sì, recuperarlo in qualche maniera. Però è difficile perché casse di zucchero non sono facili da portare. Ok, assistiamo a un picciagione. Intanto è pieno di guardie. Ah, uffa. Ok. Buon inizio, non mi chiedo castiglio. No, signore, il capitano Mendoza ve lo manderà, io credo. Non te. Capitano Mendoza. Grandi, quel tipaccio è il capitano Mendoza. No, signore, è il Tiburon. E il Tiburon serve il governatore Torres. Ok, abbiamo un nuovo bersaglio, seguiamolo. Dai, su, l'ho messo, bene. Prego, danzatrici, ok. Danzatrici, andiamo, dai, mi servite ora. Capitano se ne andrà nel forte, immagino. Castillo San Salvador della Polita. No, il capitano se ne va dentro a questa zona. Ok, il capitano ha una... Sono tuoi. Vale. Chiave. E noi la dovremmo rubare, questa chiave. Merda. Ci hanno scoperto, ma alla grande. Ok, allora. Tonfa. Uno. Perché queste azioni dovevano essere stealth invece? Aia! È un po' tanti, va bene, iniziamo a eliminare questi che sono incapaci. Chi ci attaccherà? Lui è morto. Poi lui non se lo... Ok, sì, ce la possiamo fare a sconfiggerlo. Aia, ci hanno colpito un po' troppe volte. Vabbè, ce la faremo, ce la faremo. Ok, contrattacco, un altro morto, ne rimangono pochi. Uno via. Uno. Ok, la vita si è ripristinata e via l'ultimo. Bene, abbiamo fatto strage di guardia. Se il livello di cercata funzionava come nell'Assassin's Creed 3, ormai eravamo famigerati in tutta la città. Abbiamo preso lo scrigno e abbiamo la chiave della cella del forte. Andiamo a prendere questo, queste mappe, insomma, i nostri dispacci. Ci avevamo anche quel, dannazione, ci avevamo anche quella specie di cubo di vetro che pare essere un oggetto importante. Scopriremo più avanti di cosa si tratta. Maledetto Edward, non impazzire. Vai sul palo. Oh. Oggi fa un po' di bizza, Edward. Ok, attenzione, zona vietata. No, 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 non è successo niente. Alto! Ok, merda. Ma perché sto casino? Tonfo, dai, dai. Attaccami velocemente. Fine. Ok, ne prendiamo lui. Prendiamo il suo cadavere.
E gettiamolo. Ehi. Qua. E prendiamo anche lui. Potrebbe farci comodo questa bella ascia. Una bella ascia può fare comodo per risolvere le controversie tra noi e le guardie. Ce n'è uno da queste parti di guardie. Sembrerebbe di no. Però un'azione. Alto ahí! Tonfa. Sì, può essere utile l'ascia. Tonfa. Ok, non ci hanno visto. Ok, ne abbiamo uccisa una. Non importava fare questa cosa violenta, però mi garbano i combattimenti. Comunque sono abbastanza... Aia, sono abbastanza dinamici, mi garbano. Quindi ok, questo è difficile da sconfiggere perché para tutti gli attacchi. La cosa migliore è rompere la difesa e poi appunto infizzargli le spade nella panza. Ah, una cosa ganza che possiamo fare, vabbè, a parte rubare i moschetti, è dare fuoco a queste casse esplosive. Avremo 8 secondi di tempo per allontanarsi e in questa maniera potremo attirare le guardie in quella posizione, che può essere utile in determinate situazioni, vedremo. Appunto, ora siamo ricercati perché le guardie stanno cercando chi ha fatto saltare in aria le casse. Ok, qui c'è un frammento dell'animus, di là c'è niente, per ora andiamo su. C'è una guardia, sembra, da queste parti che ci sta cercando. Noi tiriamo fuori le spade. Ok, con le spade. E qui ce ne sono diverse di guardie. Volevo cercare di fare qualcosa stealth, ancora non mi è riuscito in questo gameplay. Ok, guardia, te vieni giù. Bene, adesso ce n'è una lì e una lì. Andiamo là dentro. Non ci vede. Se non si gira quella guardia non ci dovrebbero notare. Pistole non ne ho, denaro. Bombe fumogene comunque possono essere utili. La cella del forte è lì. Quelle guardie guardano solo verso l'esterno, ma c'è quella là sopra che controlla nella nostra direzione. E sembra ancora molto intenzionata a controllarci. Ma io voglio andare, ok, su questo lato e fissare quella guardia. Dovremmo avere un approccio. Ok, invece no. Te giù. Entriamo nella cella del forte e riprendiamoci quello che è nostro, cioè che era dell'assassino Duncan Walpole, e adesso è nostro. Il nostro cubetto di vetro e le mappe. Le mappe che più avanti vedremo appunto a cosa servono. A questo punto arrampichiamoci qua sopra. Il fuciliere ci ha visti, ci sta per sparare. Saliamo velocemente prima che ci spari. Ok, non ci considera più. E giù nelle acque caraibiche. Bene, torniamo alla nave di Steed Bonnet. Arrampichiamoci qua. Su, one shift qui. Vai. Bene. Di qua 60 metri è quella la nave. Forse di qua ci passiamo. Sì. Se Edward non fa le bizze, perché devi fare così? C'era un paletto lì. Ok, qua sopra. Qua. Edward. Ok. E siamo sulla nave e andiamo qua. Il nostro amico Steve Bonnet ci ha accompagnato fino alla Havana e adesso... Grazie per lo zucchero. Ma ho soltanto due mani. Gli diamo un po'
di denaro per, no, perché non gli abbiamo riportato quel zucchero. Un carico per rientrare del viaggio. Ok, sembra si sia ripreso lui e noi possiamo continuare con la nostra missione. Poi via Barbados alla noia della quotidianità. Non dovreste farlo. Andate a Nassau. Vivete la vostra vita. Sbaglio o si dice che Nassau pulluli di pirati? Sembra un posto ambiguo. Non ambiguo, libero. Oddio, che avventura sarebbe. Ma no, no, sono un marito e un padre, ho delle responsabilità. La vita non può essere piacere e divertimento. Sembra molto tentato, però. Eh già, Bonnet. Mi chiamo Edward, in realtà. Duncan è un soprannome. Ah, un nome segreto per l'incontro col governatore. Già, il governatore. Credo che abbia... Ci eravamo completamente dimenticati del nostro obiettivo. Adesso andiamo appunto dal governatore. Abbiamo rispettato solo uno dei due. Anzi, chi non entrare in conflitto, ci siamo entrati fin troppe volte. Vabbè, comunque, ricordo 02 completato. Continuiamo nella nostra avventura. Bene, adesso andiamo verso... Cosa potremmo fare? Potremmo... Catturiamo questo corriere. E poi interrompiamo qui questo video di gameplay. Per il prossimo video di gameplay poi continueremo con la campagna. Dov'è il corriere? È sparito? Ah, è sparito, va bene. Allora possiamo interrompere qui. E niente, vi saluto a tutti. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace. Iscrivetevi alla pagina se vi piacciono in generale i video che pubblichiamo. E alla prossima continueremo con le avventure di Edward nelle Indie Occidentali. Ciao a tutti da Nicolas.